liberazione, quando qui i partigiani liberarono già durante il fascismo questa casa, che era la casa, diciamo, del fascio, e fu trasformata nella casa del popolo. E da quando fu trasformata nella casa del popolo non ha mai perso questa caratteristica, pur trasformandosi negli anni, ovviamente accompagnando le trasformazioni della società e della città nel corso della storia, però diciamo, è rimasto un luogo di riflessione, di democrazia e di partecipazione. Detto questo, siamo qui proprio in un momento di grande riflessione, dovremmo scrivere un altro libro, Filippo, perché del percorso che ci ha portato a questa presentazione, perché Alla l'abbiamo gentilezza. organizzato è Rimandato. rimandato innumerevoli volte, a seconda seguendo proprio la storia politica Sì. del territorio, della città e della nazione, quindi fa proprio il paio con le due lacrime di gentilezza, per vari motivi, diciamo, proprio perché qui anche un luogo di politica non siamo riusciti mai a presentarlo, però Filippo e io ci tenevamo a stare proprio a Garbarella, e anche se invece qui nel libro parliamo dell'Italia, ma di tutto, cioè veramente di tutto il mondo e in particolare di tutte le comunità, di tutte le città italiane. Lacrime di gentilezza nasce, lo dico io, ma perché sta scritto nel Sì, testo sì, sì, sì. ed è un po' la sua particolarità, in un periodo che è edito da aprile del 2021 per le edizioni Punto Rosso, ed è scritto appunto da questo giovanotto che è l'autore, che è Filippo Cannizzo, nasce durante il periodo del lockdown, quindi un periodo molto difficile e di grande appunto parte di grande dolore per tutti noi, ma anche di grande riflessione. Ognuno ha trascorso, ha utilizzato quel tempo e quei momenti nel modo come è riuscito meglio a divincolarsi da un periodo assolutamente desueto, inconsueto, un periodo assolutamente unico nella nostra storia. E lui è riuscito a elaborarlo attraverso un testo molto particolare, io lo chiamo una specie di zibaldone attualizzato, in cui un protagonista principale, insieme a una serie di incontri, di figure, di persone, di donne, uomini di tutte le età, racconta nei vari capitoli, nei vari paragrafi, parla di argomenti di attualità, ma oltre che di attualità, di argomenti proprio della vita di tutti i giorni e di come, attraverso il filo rosso, le due parole chiave che sono gentilezza e bellezza, si arrivi poi ad un percorso di rigenerazione di che cosa? Dello spazio pubblico. Delle energie, proprio l'energia della produzione di energia, della storia dell'arte, dei musei, della rigenerazione urbana, cioè di tutto quello che fa parte della vita dell'essere umano, attraverso però la chiave, visto attraverso la chiave della bellezza e della gentilezza. Gentilezza che poi, che cos'è questa gentilezza? Ognuno poi la interpreta come meglio crede, però veramente poi man mano che parleremo di del testo, io penso che è il programma politico perfetto del centro-sinistra, cioè se ci leggiamo questo libro e non c'è più bisogno di nessun leader e di nessuna ricerca, perché sta tutto qua dentro, nel senso che io ogni volta che leggevo, però questa è la mia deformazione personale, mi trovo completamente d'accordo, quindi no, è pieno di foglietti, è pieno di annotazioni in cui diceva no, questo sì, questo sì, questo sì, dalla rigenerazione delle città, dal senso dei paesi, dal tipo delle, dal, dalla, dalle nuove, nuove, nuove agricolture, allevamenti, cioè, e poi c'è un'onniscienza, ecco, c'è un autore anche che scrive un po' in stile Manzoni, diciamo. Non dire così, se no poi No, dopo mi lo dico se mi perché, no, capita. aspetta, lo dico perché non per fare il paragone tra un romanzo storico dei Promessi Sposi, però lo scrittore, diciamo, l'autore che è un autore esterno dal racconto e che in qualche modo insieme ai personaggi racconta la storia dando
dando però il là ad ogni intervento di ogni personaggio, e ogni personaggio spiega, parla di un argomento dove si vede tutta la sapienza e tutta la ricerca, che è tantissima, perché io penso che tu abbia fatto delle ricerche abbastanza profonde, perché si parla appunto, come so, ogni volta tiro fuori argomenti diversi, ma insomma ci sono infiniti, infiniti argomenti e infinite citazioni. Lui cita tutti autori molto gentili, tra l'altro, perché cita Calvino, Pavese, Rodari, e quindi insomma sono autori di un certo spessore e di una certa sensibilità. Tutti che non si sono ammazzati poi. No, questo è... no, perché l'altro giorno sono andata, uno parlava di Paese ed Hemingway, portava come esempio, è importante, positivi. E quindi c'è un battito della gentilezza, che sono appunto le parole che Filippo utilizza nella sua storia, questo battito della gentilezza che pervade praticamente tutta la rigenerazione dell'umanità, che durante il lockdown avevamo pensato potesse in qualche modo accadere, eravamo tutti contenti con gli striscioni, con gli arcobaleni, Maria, con tutta insomma una grande enfasi di rigenerazione umana. Oggi sarebbe un po' diverso questo racconto, oggi sarebbe un po' diverso, però è uno spunto molto molto importante. Gli ospiti li presentiamo mano a mano, anche se diciamo non abbastanza conosciuti, magari non tutti ma parecchi, e siccome il 50%, diciamo, diceva Conrad, il 50% di un libro lo fa lo scrittore e il 50% lo fa l'autore, lo fa il lettore che diventa autore, chiaramente, nel momento in cui produce il suo 50% durante la lettura. Quindi poi ognuno di noi metterà il proprio 50%, e spero anche le persone che sono qui e faranno voglia di leggere il tuo testo. E lettura, iniziamo con una lettura e poi parleremo più approfonditamente. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo, di essere facile ai molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Italo Calvino. Grazie. Ci accompagnerà come lettore in questa intanto veramente grazie a Paola, prima di tutto, perché per la tenacia con cui e la determinazione con cui ha voluto organizzare questa iniziativa qui, perché veramente tra eventi medici, eventi sociali, politici, insomma è passato quasi un anno da quando avevamo, doveva essere una delle prime iniziative, e invece e quindi veramente veramente grazie per la sensibilità che ha dimostrato verso le tematiche del libro. E brevemente, il libro quindi è un racconto, sostanzialmente è costruito come un racconto, la storia di un ragazzo, di una ragazza, è un racconto un po' corale, perché poi in realtà nel corso della narrazione i protagonisti si vanno un po' a sovrapporre l'uno con l'altro, e quindi in alcuni momenti si prova a non far capire chi è poi effettivamente il protagonista. Nel libro, volutamente, come dicevi te, non ci sono nomi di città, di luoghi, di paese o di città, perché l'idea è quella proprio di provare a
ad affrontare alcune tematiche e provarle a calarle, a calare in ogni singola realtà, che può essere quella di un borgo. Ci sono delle tematiche chiaramente che invece si riferiscono più alle grandi città o alle periferie delle grandi città, e altre che invece chiaramente si riferiscono a città medie, altre ancora a piccoli comuni, e altre che invece potrebbero essere applicate ad ogni singolo comune. Perché nel corso della narrazione l'incontro che c'è del protagonista, ma poi dei diversi protagonisti fra di loro, innescano una serie di dialoghi e attraverso il confronto che si viene a creare fra i protagonisti vengono affrontate una serie di tematiche, questioni, con chiaramente inizialmente quello di descrivere la problematica affrontata e poi col tentativo di trovare delle possibili soluzioni che chiaramente per essere realizzate in gran parte hanno bisogno delle istituzioni, di un intervento anche della politica, e in altri casi invece comunque dei piccoli gesti quotidiani che ciascuno può fare per provare a migliorare o comunque ad andare nella direzione della soluzione del problema e della questione. E quindi si affrontano questioni ambientali, sociali, educative, politiche e tutte unite però da questo grande tema della gentilezza. Che cos'è la gentilezza? Arriviamo un po' al cuore del problema, tra virgolette, perché quando ci si approccia spesso a questa tematica si dice sì, vabbè, gentilezza. E che cos'è? Viene confusa molto spesso con le buone maniere. Ecco, non è un libro di Galateo, non è un libro di buone maniere, e non è questo. Ecco, non è semplicemente questa la gentilezza di cui parlo e di cui si parla nel libro. Parto un attimo dal titolo, che aiuta a spiegare un po' che il mio concetto di gentilezza, lacrime di gentilezza. Il titolo si riferisce a un episodio che mi è capitato nel periodo scolastico, e in cui insomma nel periodo natalizio si organizzavano spesso degli incontri poi venivano proiettati dei film a scuola, c'erano incontri con registi, attori e così via. Proprio in una di queste occasioni doveva essere proiettato il viaggio di Capitan Fracassa. E niente, in questa occasione insomma gli insegnanti coinvolsero degli attori e delle attrici di questo film, e una serie di fortunati o sfortunati eventi che si sono susseguiti in quei giorni portarono anche a partecipare a questa iniziativa una donna, una poetessa, che in realtà non faceva parte del film ma era amica di alcuni attori che recitavano nel film, e venne coinvolta perché era in viaggio da Milano verso Ischia per ricevere un premio, e venne coinvolta da Massimo Troisi, insomma, e in questo incontro con gli studenti. Eravamo insomma tra le scuole elementari e medie, quindi molti non conoscevano questa donna e nemmeno gli attori veramente, però rimanemmo tutti, almeno io, e poi confrontandomi anche con quelli che erano stati i miei compagni di classe, rimanemmo tutti molto, molto colpiti da questo racconto che fece questa donna, sia per le modalità e anche per le cose che disse, perché inframmezzò una serie di poesie con una serie di riflessioni su questa tematica, e fece un paragone che veramente mi ha colpito e mi ha lasciato il segno, e a cui devo il titolo, perché disse che le lacrime hanno una particolarità rispetto alle altre cose. Mentre tutte le cose si possono sommare, una serie di una serie fanno due serie, un libro di un libro fanno due libri, le lacrime non si possono sommare. Cioè, una lacrima di una lacrima, non possiamo dire che sono due lacrime. E due lacrime più una terza lacrima non fanno tre lacrime, cioè lo vediamo proprio, che diventano una lacrima più grande. Ecco, lo paragono queste lacrime alla condizione umana, e chiaramente come le lacrime le persone cadono verso terra, chiaramente questo aspetto più drammatico, invece un altro più propositivo è per cui le persone se si rendono conto di condividere una comune condizione sulla terra, di essere tutte persone, tutti esseri umani, e a quel punto magari si possono unire tutte insieme e provare a cambiare le cose. E questa cosa mi ha lasciato proprio, insomma, mi ha colpito veramente, mi ha toccato, e per anni ci ho anche riflettuto su questa,
su questa cosa, ed è un po' questo il senso delle lacrime di gentilezza, senza considerare che poi l'idea di lacrima chiaramente rimanda anche da un lato alla gioia e dall'altro al dolore, e rimanda un po' anche alle questioni del libro, per cui si parla di problematiche, quindi di dolori, ma anche di gioie, c'è la possibilità di affrontare e di risolverle. Ecco, ma che cos'è la gentilezza? Voglio ricordare un altro episodio che mi è capitato qualche anno dopo, e è legato anche, anche questo a un insegnante, e insomma, ecco, la voglio ricordare qui perché ci sono delle persone come Carla e altri che sicuramente hanno conosciuto Simonetta Salagone, ed è un episodio, e l'idea di gentilezza è un po' il concetto che devo un po' anche a lei. Perché organizzo un incontro pomeridiano sulla questione dell'Eneide, e questo poema mitico della Fondazione Mitica di Roma, insomma, che più o meno tutti conosciamo e che purtroppo qui a scuola poco spazio viene riservato. E la cosa, insomma, che racconto e che mi ha fatto un po' capire che cosa è meglio la gentilezza, e è il falso storico su cui si puntualizzò, che è presente in questo. E qual è questo falso storico? Insomma, in questo viaggio mitico, fondativo, cioè Enea, vale, il padre e il figlio, sue partono, spalle, certo, partono e si trovano ad affrontare una serie di peripezie. E in una delle prime, il naufragio in Sicilia, sostanzialmente, il primo naufragio, perché poi ce ne sarà un altro. Il figlio è disperato, non ce la fa più, anche perché all'inizio chiede al padre: ma perché non ci fermiamo qui? Perché non cominciamo una nuova vita qui e non lasciamo perdere questo sogno? E lui dice, chiaramente, vabbè, il classico leitmotiv per cui nei poemi greci, perché stiamo facendo questo viaggio, perché siamo spinti dal fato, e questo, insomma, è il. Invece il punto su cui mi voglio un attimo soffermare, ed è il falso storico, tra virgolette, che probabilmente, chissà se Virgilio avesse avuto il tempo di rivedere l'opera prima di morire, se l'avrebbe lasciato così o l'avrebbe modificato, è che dice al figlio: guarda, stiamo facendo questo viaggio anche per provare a far sì che tutte le persone, tutti gli esseri umani facciano parte della stessa gens. Che cos'è la gens? Nell'antica Roma le persone, insomma, sostanzialmente venivano indicate, chiamate, come oggi c'è un nome e un cognome, e lì c'era un prenomen, che è il nostro nome, un nome che era la gens, e il cognome che indicava la famiglia. E insomma la gens, era questa entità sovrafamiliare i cui appartenenti avevano doveri, e oltre che diritto, e di assistenza e reciproca, e oltre che di sicurezza, insomma, e di difesa reciproca. E ecco, ed è qui il falso storico, nel senso che era impossibile che in un viaggio mitico, fondativo di una città, si conoscesse già in realtà quello con come si veniva chiamati poi dopo, quando era stata fondata Roma. Quindi venne, molti anni dopo questa definizione di persone e delle persone. E ecco, gentilezza, quindi, secondo me, è in questo senso reciprocità. E perché chiaramente nell'origine del termine è presente questa reciprocità, e nel fatto di considerare l'altra persona, l'altro essere umano, una persona come me, degna di rispetto, di dignità, quindi, e di ascolto, e gentilezza, quindi, come reciprocità, gentilezza come una sorta di sentimento sociale, ecco, se posso dirla così. E quindi è quella sorta anche di ingrediente che può tenere insieme le persone. E ritorno un attimo al racconto che ho fatto all'inizio, perché quella donna di cui parlavo, quella poetessa, era Alda Merini. Ecco, quindi immaginate. Una volta sentito il discorso, non credo non si fossero messi d'accordo, Massimo Troisi prese una sorta di barattoletto, e fingendo di fare la colla,
perché fino a quando andavo a scuola io la colla non era il stick, ma ancora bisognava scaldarla e la scaldata e girata, ecco, e lui disse e disse che c'è pure chi l'annusava, c'è pure chi l'annusava, il tipo di gioventù che ha fatto Troisi. E girando disse proprio che la gentilezza può essere considerato quell'ingrediente che tiene insieme le persone, e ecco, anche questa cosa secondo me insomma mi ha colpito e mi ci ha fatto un po' pensare. E gentilezza quindi secondo me è anche e soprattutto una pratica, ecco, l'idea di praticare gentilezza è fondamentale. E tra l'altro, ecco, ti dico solo questa cosa e poi lascio altro spazio e poi magari ritorno su altre questioni. E, però su questa cosa voglio un attimo soffermarmi, perché oggi come oggi le persone, ma fin da bambini, vengono divise, o comunque c'è questa idea di che le persone... È gentile, sì. Però non so se vi è capitato, però le persone vengono divise in perdenti e vincenti, chi ha ragione e chi ha torto. E ecco, fin da piccoli, in famiglia, a scuola, e insomma veniamo un po' educati, tra virgolette, al fatto di rapportarci con l'altra persona in maniera, insomma, un po' guardinga, ecco, perché ci viene detto che l'altra persona può sopraffarci, può avere un vantaggio nel rapportarsi con noi, e quindi diciamo questa sorta di gentilezza viene vista quasi come una debolezza. Ecco, e nel senso che ci viene quasi insegnato che nel rapporto con l'altro dobbiamo essere sempre un po' con gli occhi aperti, e oggi col coraggio di Santa Lucia, quindi bisogna guardare, certo, bene cosa. Perché altrimenti rischiamo di essere sopraffatti, subire delle ingiustizie, perché l'altra persona si rapporta con noi solo perché vuole un vantaggio, vuole avere qualcosa da rapportarsi con noi. Ecco, io invece credo proprio che non sia così, anzi credo che la gentilezza sia proprio un'altra cosa, credo che dove c'è gentilezza veramente c'è speranza, e dove c'è gentilezza c'è prevale il, diciamo, questa dimensione dell'io rispetto alla solitudine sulla solitudine dell'io prevale il noi, sì, e in questo senso il primato del noi, diciamo, ecco, questo è fondamentale secondo me. E un'ultima cosa, e sono convinto che proprio praticando gentilezza si possa un po' provare a porre un argine rispetto a quelli che tutti ci presentano come dei valori, perché i media, ma anche nei rapporti umani, sociali e così via, l'odio, la violenza, l'arroganza, la ferocia, ci vengono quasi presentati come valori dominanti, come quelli da seguire e da imitare. E ecco, invece, secondo me, praticare gentilezza è praticare anche una forma di protesta. Una protesta che ci dice che non dobbiamo ridurre le relazioni fra persone allo stesso livello delle relazioni con le cose. E rispetto a questo, secondo me, quando pratichiamo anche in maniera consapevole gentilezza, ci affermiamo proprio come persone, come individui, come singoli che davanti a una situazione in cui potremmo essere liberi di fare una cosa piuttosto che fare un'altra, e di essere gentili piuttosto che non esserlo, compiamo una scelta di libertà anche in questo senso. E una scelta quindi consapevole e libera, e una scelta di essere gentili in un mondo che sostanzialmente non lo è. Ecco, e secondo me, forse è un po' forte questo che dico, però il praticare gentilezza è un comportamento sovversivo, nel senso che sovverte, ribalta quelli che ci vengono presentati come degli svalori e vanno posti invece sul loro livello. Non sono dei valori,
sono dei disvalori per me, l'aggressività, il cinismo, l'arroganza, la fretta e così via. Ecco, secondo me questo è un buon punto di partenza per la gentilezza e per capire un po' il concetto di gentilezza di cui parlo nel libro. Forse l'ho fatta un po' troppo lunga e quindi con la bacchetta. Se pensi, Filippo, sì, ai videogiochi in cui